rispetto al mio modo di intendere la politica e di stare nella politica, che è l'esperienza all'assessorato alle politiche sociali in cui diciamo, mi sono cimentata per circa 10 anni. E poi ci torno su questa cosa. Velocemente, anch'io perché ho deciso di propormi per le primarie di domenica? Sostanzialmente per 2 motivi. Il primo, che ha a che fare con la mia esperienza, perché credo potesse essere utile mettere a disposizione le conoscenze dei problemi sociali del territorio e le competenze che ho acquisito nell'esperienza amministrativa. Il secondo, per una questione molto importante, credo, che è quella della parità di genere. Io credo che la presenza delle donne in politica, nelle istituzioni, sia una presenza importante. Siamo ancora troppo scarsamente presenti, rappresentate. Si tratta di un problema di democrazia e di valore per le istituzioni, e quindi io credo che questo non si debba scrivere solo negli statuti del partito, ma che vada testimoniata con impegno diretto. E questo è il secondo motivo. Allora, siamo un po' persone che tutte hanno molto da dire e da dare, non siamo qui a metterci delle medaglie per vedere chi ne ha di più, non siamo a un concorso a premi, e la partita... Alla partita. Poi mi scontate il tempo, però. La partita non si gioca fra di noi, come abbiamo detto. La partita vera si gioca dopo, contro il centrodestra, e sarà una partita durissima, come è stato detto, difficilissima. Siamo a un soffio dalla Lega. Bisogna fare la scelta giusta rispetto ai candidati, senza esaltare questo momento, ma va fatta la scelta giusta. E allora io vorrei dire che non mi interessa tanto essere considerata per quanto ho fatto, ma mi interessa essere valutata e considerata per come l'ho fatto. E cioè pongo 2 domande. Se sono riuscita sufficientemente a produrre rispetto al mio ambito di impegno e di interesse processi di cambiamento, altrimenti non produci cambiamenti, altrimenti non produci la famosa innovazione che poi passa da lì, dalle cose che poi tu riesci a fare e a cambiare. Bene, e allora veniamo alla regione. Lì cosa ho capito? Ho capito che la regione è distante. Ho capito che la regione è lontana, ho capito che quel modello di regione, che è il modello di Formigoni, ha poco a che fare con la vita dei cittadini, e viceversa, i cittadini e i comuni, esperienza amministratrice che ho fatto, riescono poco a influire sulle scelte e sulle politiche regionali. Questo ho imparato e vi faccio degli esempi. Se un comune non ha l'autonomia rispetto alle scelte e agli interventi che deve fare in tema di politiche sociali e di servizi, di utilizzare risorse che gli derivano dal Fondo Nazionale, quindi destinate ai comuni e non alla regione, perché deve condizionare le proprie scelte in modo che siano omogenee passo per passo agli indirizzi e ai vincoli posti dalla regione? Ditemi voi dov'è il federalismo, dov'è l'autonomia, dov'è la centralità della persona. E quando in regione si era deciso che qui si ricoveravano troppi vecchi non autosufficienti e che bisognava ricoverarne 1 su 3 e gli altri 2 dovrebbe essere a carico della famiglia perché non venivano accolti,
Ditemi voi dove sta qui la centralità della persona. E quando si pagano più di 2.000 euro di rette per il ricovero, perché si scaricano i costi sanitari non coperti sulle persone e sui comuni, ditemi voi dov'è la centralità della famiglia. Questo ho capito rispetto al rapporto con la Regione Lombardia. E allora io dico che se noi vogliamo essere convincenti e coerenti rispetto alla proposta politica e alla piattaforma che vogliamo presentare per la Regione, noi dobbiamo fare l'opposto, avere la capacità e la lungimiranza di mettere la vita delle persone al centro della nostra piattaforma politica. E qui faccio un esempio concreto: il tema dei trasporti ferroviari e dei pendolari è stato un esempio illuminante. Ha fatto bene Penati a organizzare questa giornata in cui si è visto, con la mobilitazione di tutto il partito, che noi siamo attenti a questi problemi, che la vita di coloro che ogni giorno prendono il treno per andare a Milano a lavorare e che arrivano in ritardo su treni sudici e costantemente in condizioni disagevoli ci interessa, e come se ci interessa. E quindi i trasporti, e quindi il discorso del lavoro, della gestione della crisi, e quindi i servizi sociali. Questi devono essere al centro del nostro interesse e della nostra piattaforma. Bersani ha detto: dobbiamo essere il partito del lavoro, delle famiglie e del sociale. Bene, cerchiamo di essere coerenti, di interpretare questa cosa, di comunicare in modo chiaro, e piantiamola di farci del male. Questa è un'altra cosa, smettiamola con l'autoreferenzialità, smettiamola con i protagonismi, se vogliamo davvero giocare perlomeno una partita di cui le primarie possono essere, diciamo, un allenamento. E consentitemi un'altra piccola cosa, perché vado di fretta, rispetto a questo sport, quello del comunque dell'autoreferenzialità o del stare nella politica in un certo modo, rispetto a questa cosa le donne sono, credo, quelle che meno lo praticano. Allora, siamo qui in due, se volete cambiare la politica, vedete di darci fiducia, dare valore all'esperienza delle donne, è già un modo concreto per cambiare la politica. Grazie.